a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori. Finalmente dopo che la volta scorsa purtroppo, chi ha guardato l'ultimo episodio lo sa, c'è stato un piccolo imprevisto con la registrazione, quindi praticamente il file di gioco che avevo registrato ragazzi è stato registrato veramente per poco, quindi solo per 10 minuti, quindi è andato praticamente perso tutto quello che avevo fatto. Però poco importa, perché fondamentalmente ragazzi la scorsa volta appunto vi ho raccontato cosa è successo, quindi quest'oggi riprenderemo ovviamente da dove mi ero fermata. Siamo arrivati in un punto dove purtroppo dobbiamo affrontare un gruppo di iene, e quindi l'ultima volta ragazzi mi ero fermata esattamente qui. Come potete vedere siamo appunto in compagnia di Lev. Attualmente la situazione sembrerebbe essere abbastanza critica, perché ovviamente poco più avanti ci sono diverse iene pronte ad affettarci letteralmente, io direi. Perché questo arriva? Ma che fa? Perché è arrivato così di prepotenza? Non ho capito. No no, questa me lo dovevo proprio spiegare. Cioè raga, io non me l'ho fatta scoprire, ma veramente non me l'ho fatta scoprire. Cioè sta cosa è uscita veramente dal nulla. Facciamo così, guarda, ecco. Veloci veloci. Ah, non è morto, è un altro, scusa, non sto capendo. Aspetta che arriva. Affacciati un po'. Bastardo maledetto. Ok, raga, l'ho colpito in faccia, non mi dite di no. Non mi venite a dire che non l'avevo colpito in testa, perché quello era proprio un headshot, c'è l'altra tipa più in fondo. Però veramente non capisco come abbiano fatto già a scoprirci, perché cioè ero arrivata semplicemente qua davanti e poi mi ero fermata, non è che mi ero fatta vedere robe del genere. Però un po' stica, un po' stica, è tutto un po' stica. Ecco qua, oddio. Niente raga, allora io continuo a confondere i tasti fra Resident Evil e questo gioco qua. Per fortuna che non ho ammazzato col martellone. Ce la faccio. Va bene, ok. Quindi ho premuto quadrato per ricaricare, quando invece qua si ricarica con R2. Sì. Lily? Vuoi chiedermi perché? Vuoi che ti chieda perché? Esatto. Se lo vuoi un altro conto. Ok. Allora non te lo chiederò. Hanno chiamato Lily. Ok, quindi vabbè ragazzi, allora io mi sa che cambio la mia arma da mischia. Prenderò il macete, ha un pelino più di slot. Però qua mi dice che mi posso craftare robe. Che cosa mi posso craftare? Ah sì, cioè mi sta ad indicare che praticamente posso potenziare la mia arma da mischia. Va bene, per ora direi che la lasciamo così. Quindi vediamo un attimino che cosa riusciamo a raccogliere, a trovare e tutto il resto. Quindi in effetti non è un ragazzino, ma è una ragazzina. Di regola quindi sarebbe una ragazza, nel senso sesso femminile. Però probabilmente non le andava più bene e ha deciso di cambiare. Allora ragazzi, visto che qua abbiamo dello scotch e ce l'ho al massimo, direi a questo punto che potenziamo l'arma da mischia, così ha praticamente riempito tutti quanti gli slot. Va bene così, quindi intanto posso anche raccogliere questo e direi che possiamo andare. Lev, seguimi a ruota. Lev, vedrai che ti porterò, anzi no, seguimi un par de palle. È lui che mi deve portare dove stiamo andando, perché in effetti io la strada non la so, perché appunto ragazzi, come abbiamo visto nello scorso episodio, stiamo attraversando zone, ponti che sono stati costruiti dalle iene stesse proprio per accorciare la strada e per non incrociare persone indesiderate. Quindi intanto io continuo a farmi i miei giretti e vedo se c'è qualcosa di utile qua intorno, ma sembrerebbe esserci veramente una mazza. Quindi manco qua c'è niente, manco qua c'è niente. Va bene, va bene, va bene. Controlliamo anche qua. C'è un cassetto, straccetto al massimo. Però qua ci sono forbicine e qua c'è dell'alcol. Per cui straccetto al massimo. Che mi faccio con lo straccetto? Silenziatore. Va bene, dai, sì.
Straccetto esplosivo, va bene così, quindi raccogliamo questo straccetto. Comunque il silenziatore avevo visto che ovviamente può essere più che utile. E quindi adesso in effetti dove dovremmo andare? Vediamo un attimino di trovare la strada per proseguire. Ok, possiamo salire ancora? Dobbiamo salire? Suppongo, immagino di sì. Non credo ci siano altre strade, eh? Ok, la mappede. Minchia! Regale, dedicano certi murales che... Ah, è una parola. Ok, devo ammettere che... È piuttosto fico. Sì, fico è fico, ma... Tipo, notevole. Forte. Vabbè, è molto giovane, ragazzi. Non sta a dire in che mondo hai vissuto, eh? Ha vissuto solo in questo mondo, quindi... Chissà se il vostro oracolo sapeva cosa stava facendo. Ha salvato decine di persone in modi inspiegabili. Ha fatto esplodere camion e ucciso soldati. Non mi sembra un miracolo. Hai letto i suoi scritti? Direi di no. Una scorsa rapida. Ti farebbero bene. Certo. Fatto sta che io vorrei capire perché lui continua a dire Serafiti e non Iera. Nel senso, allora, qual è la differenza? Scusa. Addirittura regali hanno intagliato delle, cioè delle statuette. Emozionante. È una roba incredibile questa. Cioè, è riuscita a farsi idolatrare così tanto questa donna. Direi che non è una cosa da poco, assolutamente. Allora, qua non c'è nulla. Qua abbiamo freccia e scoccetto. Fantastico. Qua invece esplosivo. Ingranaggetto, ingranaggetto. E qua sotto, ingranaggetti, ingranaggetti. Dai, quanti ingranaggetti che hanno lasciato. E qui abbiamo un banco da lavoro, signore e signori. Allora ragazzi, abbiamo 72 ingranaggetti a disposizione. Direi che quasi quasi migliorerò per 50 la stabilità della pistola, perché comunque è un'arma che utilizzo e a volte mi accorgo che è imprecisa, un po' per la mia mira di me, un po' perché appunto l'arma magari non è tanto stabile. Quindi direi che investimento migliore non si poteva fare. A posto. Almeno abbiamo migliorato qualcosina. Quindi straccetto. Pillolette e pillolette. E vai, minchia, regà, c'è un sacco di roba. Vediamoli qua se c'è qualcos'altro. Probabilmente sì. O probabilmente no. No, invece no, non c'è proprio niente. Quindi andiamo, Lev. Tu continui a seguire me, ma dovrei essere io a seguire te. Andiamo. Stavolta vado per prima. Cosa c'è? Cosa c'è? Tra l'altro noi staremmo andando anche un pochettino di fretta, in effetti, perché comunque sua sorella ha veramente, ragazzi, le ore contate. Fin dove arriva? Colgo l'occasione. Condogliarsi per vostro figlio è un onore. Ora vive con l'oracolo. È morto con coraggio. Sarete orgogliosi. Lo siamo. Grazie. Gli anziani ci hanno offerto un altro bambino. È un grande onore. Elizabeth sembra felice, ma forse non è ancora pronta. Gli anziani sanno cos'è meglio. Andrà tutto bene. Sulla destra. Sì. In che senso? Certo. Fermi. In che senso ci hanno offerto un altro bambino? Il concetto non mi è molto chiaro. A parte le cose un pochettino, ragazzi, deliranti che abbiamo sentito, questa sarà un'altra situazione un pochettino fastidiosa, perché ovviamente io non vorrei farmi scoprire, quindi devo cercare di stare più attenta possibile. Ah, qua sopra c'è un arciere comunque, e quindi dovremmo cercare ovviamente di far prima fuori, ragazzi, quelli che possono appunto infastidirci dall'alto e da lontano. Quindi vediamo di avvicinarci quanto più possibile, anche se io lo vedo che è qua sopra. Oddio. Intanto direi che do una sbirciatina qua dentro. Un colpo per pistola da caccia, mi piace. Scoccetto al massimo per ora. Oddio, penso di non poter fare nient'altro, ragazzi, con lo scotch. Quindi dov'è l'arciere? È giusto sopra le nostre teste. Però ovviamente ci sono tante persone qua intorno. Si gira uno e si gira l'altro, ovviamente. Quindi se se ne va uno, c'è l'altro che arriva. Che palle immense, ragazzi, veramente. Sono nascosta. Non rompete i maroni.
Proviamo a fare una no, vabbè, non ci posso credere. Continuo a rimanere veramente perplessa dalla mia, oddio, dalla mia incapacità. Ciao cara, ciao. Ciao bella. Che arriva proprio di prepotenza. Mannaggia, con calma però. Ok, ho finito tutti i colpi. Ma tu guarda un po' che culo. Vabbè, usiamo questa, ecco. Se riesco pure a mancarlo, va sempre tutto alla grande. Ok. Vabbè però, E mo che palle, veramente, dai. Mannaggia la miseria, mannaggia, raga. Comincio ad essere pure un po' a corto di colpi, non vorrei dire, ma la cosa è abbastanza fastidiosa. Che strapalle. Ovviamente, dammi un attimo di pazienza, scusa. Mannaggia, Maleb, ma pure tu, che cavolo. È sempre una gioia in mano. Allora, visto che ho l'opportunità di ricominciare da capo, vorrei cercare di non farmi beccare. Che diamine. Questa dovrebbe essere di spalle attualmente. Ma vaffanculo, ma veramente, regà, dai, su. Io non ho parole, ragazzi. Lasciatemi dire che... Oddio, sta a posto. Davvero che non ho parole, ragazzi, Va bene. Tutto scandola. Proprio scandola, ragazzi. Le frecce, la freccia la recupero, grazie. È veramente scandaloso, ragazzi. Ok. Ah, no, pensavo di averlo preso in faccia. Vabbè, come non detto, eh. Oddio. E tanto arrivano da ogni dove. Cioè, che c'è da dire? Direi niente, ragazzi. Veramente non c'è da dire nient'altro. Sì. Intanto sto per morire io di nuovo, va bene? Allora, un attimo di riparo, per favore, datemi un secondo. Mamma mia, raga, un attimo di respiro. Per favore, non c'ho più colpi neanche, fantastico. Allora, c'è qualcuno... ma che bastardi... Ciao. No, scusa. Ok. Oddio, a riparo un attimo, con calma. Ok. Uno in meno. Va bene. Ti vedo. Ok. Non mi ha visto, raga. Non mi ha visto. Cioè, gli ho sparato addosso? Ok. Non dico nulla. Anche perché ormai sono a corto di munizioni, ragazzi. Gioco veramente da scandalo a volte. Non riesco... Manco per sbaglio a fare qualcosa di stealth. Allora, come è morto questo è veramente esilarante. Direi, c'è ancora qualcuno ovviamente. Pensavo fosse finita. E invece mi sbagliavo di grosso. Allora, una freccia l'ho recuperata. Ma questo ci ha lasciato qualcosa? È lì la merdina, la vedo. Allora, proviamo a fare così, guarda, Restiamo giù. Suppongo e spero ci sia rimasta soltanto lei. E quindi almeno una potrei provare ad ammazzarla senza farmi scoprire. Almeno ci posso provare, insomma. Qua mi vedrà di sicuro. Basta restare un attimo. Allora, sta andando di là. Scusa, Lev. Mi metto un pochettino di fretta. Oddio, no. Vabbè, niente, raga. Si è girata di qua in questo esatto momento. Allora, qua che abbiamo? Alcol. A me mi servirebbero munizioni, cioè, per essere proprio sincera. È scesa di nuovo, ovviamente dal lato sbagliato. A meno che non passa qua sotto e faccio un salto felino furtivo. Proprio non l'avrebbe sentito nessuno, veramente. Ok, almeno una su 30 sono riuscita ad ammazzarla senza farmene accorto. Abbiamo finito, esplosivo, medikiss. Ma c'è ancora qualcuno? Alcol. Serafiti. Ridillo un'altra volta e ti butto lì sotto, mannaggia santa. Non ti ho mai sentito imprecare, Lev. Era la mia prima volta. Wow, c'è sempre una prima volta per qualsiasi cosa. Adesso, ovviamente, ragazzi, senza ammazzarci, direi che posso un attimino esplorare ste zone, perché di sicuro qualche altra cosa utile ci sarà. Almeno spero, perché se no ho sprecato un sacco di munizioni, ragazzi. Veramente un sacco. Allora, qua non c'è una mazza, qua non è morto nessuno.
Niente, allora, qua intorno penso di aver preso tutto quello che potevo prendere, immagino. Infatti non c'è più niente, ragazzi. Quindi intanto saliamo, esploriamo pure questo piano. Vabbè, da lei ho preso tutto quello che potevo. Di qua non c'è niente e di qua neanche c'è niente. Quindi direi che possiamo ulteriormente salire. Andiamo ancora lì sopra. Quanti piani c'ha sto palazzo non lo so. Va bene, mi sa che non c'è più niente, ragazzi. Possiamo andare. Suppongo di dover andare di qua. Vediamo, allora. Oh, un colpo per pistola, tre colpi per cosa, lo straccetto. Che mi posso fare? Un medikit. Direi di approfittare, così restiamo sempre a 3 su 3, ragazzi. Prendiamo questo, non c'è altro. Andiamo. Se ce ne sono altri, veramente gli sparo in un piede. Ora dove andiamo? Fammi indovinare. Su. Sì. Ma dai, sempre più su. Va bene, allora direi di prendere questa chiave inglese, ragazzi. Mi sembra un pelino più resistente. E intanto guardiamoci intorno, perché qui c'è roba che sbrilluccica, tipo queste 10 pillolette e quest'alcol. E poi ci sarà dell'altro. Vediamo un po'. Qua niente, qua niente. Qua sì, ingranaggetti, ingranaggetti, e vai, facciamo il pieno anche di questi. Qua dentro un po' di stracci, va bene, anche questo, tutto va sempre benissimo, ragazzi, se si tratta di rifornimenti. E quindi c'è un ascensore. Sì. Ah, tira giù quella porta. Stavolta c'è andata di sedere, perché c'è un ascensore, allora ci dobbiamo arrampicare fino allo sfinimento. Niente, lei, raga, va sempre più su. Posso darti un consiglio? Oddio. Pensa solo ai vantaggi della cosa. I vantaggi. Che vantaggi può avere? Sì, tu corri più veloce, aumenta la concentrazione. E senti meno il dolore. Ogni emozione, le mani sudate, il cuore che batte, sono tutti segnali di rafforzamento. Quando hai paura, pensa che il tuo corpo si sta preparando ad affrontare il pericolo. Solo da deboli troviamo la nostra vera forza. Non mi dispiace questa frase, non mi dispiace questo modo di vedere le cose. Ovviamente si cerca positività anche nella negatività. Il problema è che a volte quando uno ha una fobia si paralizza proprio, cioè se la fobia è veramente grande, ragazzi, ti prepara ad affrontare la paura, oddio, ad affrontare il pericolo, dipende, perché a volte appunto ci si paralizza e basta. Parola di straccetto. Oracolo. Sì. Dai, comunque è stato dolce, voglio dire. Mi facevo contraria all'elettricità e a queste aberrazioni da vecchio mondo. Esistono eccezioni, soprattutto per i soldati. Beh, quando c'è comodità, ovviamente. Vediamo un po' cosa dice questo foglio. Fate girare, la tregua è finita. Hanno aggredito un gruppo dei nostri. Serve una prova di forza. Raccogliete un manipolo di valorosi e addentratevi nel loro territorio. Colpite qualsiasi lupo in cui vi imbattiate. Il nostro messaggio non ha restrizioni d'età. Ergo ovviamente significa tu ammazzate anche giovani, bambini e tutto il resto. Anche se i fedeli vogliono ucciderti in suo nome, lei non avrebbe approvato. I suoi iscritti ripudiano la violenza. Beh, dillo ai tuoi amici. Finché era viva, non abbiamo mai impiccato o lapidato nessuno. Hanno preso le sue parole e le hanno travisate. Come succede per qualsiasi cosa, di solito. Poi ognuno interpreta certe cose come vuole, ragazzi. Queste sono le conseguenze del fanatismo. Mamma mia. Vabbè, andiamo, va. C'è vento qui. Si sente. Ammazza. Che cazzo è quello? Ecco il ponte. Lev. Seguimi! Cazzo! Un passo alla volta! Non so se ce la faccio! Non è difficile come sembra! Ok, avrei un po' di timore pure io, ragazzi. Io non soffro di vertigini, però comunque, quando sei tanto in alto, non è molto facile. Piano piano, piano piano, non guardare giù, non guardare giù, continua a muoverti e non guardare giù, non guardare giù. Non guardare giù, ok. Shrek, sto guardando giù. Va bene, voi dai. Lo usate abitualmente? Sì, è una cazzata. Ma no. Cioè, non è
il tragitto più comune. Oddio, raga. Cioè, siamo letteralmente sospesi nel vuoto su delle assi di legno. Oddio, mo me sta venire l'ansia pure a me, però. Sfidere chiunque a non farsela venire. Però ci sono anche quelli che sono amanti del brivido. Abby, metti bene i tuoi piedini, grazie. Come ti senti? Benissimo. Sto aspettando la mia vera voce. Una favola! Dico. Davvero esatto. Una favola. Cosa? Lascia perdere. Quindi lascia perdere. Non mi far parlare, no? Voglio parlare in questo esatto momento. Come vanno le cose tra te e il tuo amico Owen? Oddio, leva adesso. Sembravate strani. Vai e basta. Lasciamo perdere, va, che è meglio. Qua nessuno ha capito, in effetti, Owen a che diavolo stia pensando. Ok. Grazie al cielo. È finita? Ce l'abbiamo fatta? Ce l'ho fatta! Sì! Andiamo! Oppla! Mi concedi un secondo di autocelebrazione? Beh. Non ancora! Come no? Sì, invece, me lo merito! Che è una parola! Tra un attimo cambierai idea, credi. Ah sì? Perché c'è qualcosa peggio di quello che abbiamo fatto adesso? Starei scherzando, mi auguro. Ma che cazzo è? Non è ancora finita! Andrà tutto bene! Guarda me! Merda! No, 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 no. Ma voi state fuori di melone. Ma io mi chiedo a chi minchia gli è venuto in mente di fare tutto questo. Quanto era pazzo per creare una cosa del genere. Ma stiamo scherzando. Piano, 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 piano. Piano, piano, piano. Non vorrei farle provare il brivido di precipitare da qui. Oddio, non ce la posso. Come fai a non avere paura? E non citarmi l'oracolo. Spaventa l'altezza. Beato Dio. L'oceano. Ah. I cani. Ah. Beh. Ah, paura dei cani. Ecco perché ha reagito così quando ha visto Alice. Oddio. Ci siamo minchia, qua. Regà. Minchia, regà. Cioè qua invece di scendere continuiamo a salire. No. Guarda, no. Da qui si vede l'ospedale. Cazzo. Si lui. No, no, regà. Concentrati su di me. Non ce la faccio, Leto. Non posso. Che vuoi? Non posso. Fidati di me, dai. La vera forza. Regà, cioè, ma guardate un po' dove siamo. No. Cioè, mi giuro, mi sta accogliendo anzi a me e lo sto solo giocando. Io non... no. Penso mi sarei rifiutata, ragazzi. Dai. Andiamo. Forza, Abby. Forza e coraggio. Io probabilmente sarei morta. Infatto al posto suo, anche perché qua, cioè a questa altezza appunto ci sono anche correnti d'aria. Cioè metti caso che ti pia una folata di vento. Ci sei quasi. Oddio che ansia, raga. Puoi farcela. Forza, forza, dai. Oddio, oddio, oddio. Fammi scende. Calma. Oddio, terribile, ragazzi. Devo dire che è fatto veramente bene sto momento. Perché trasmette veramente l'ansia e il panico che sta provando Abby. Non so voi che effetto fa, ma a me fa questo effetto. No, ragazzi, dai, ma è follia. Ma è Tieni lì! Tieni lì! Tieni lì! Sei pronta? Mi dai un minuto? Grazie. Ok. Mamma, raga, mi si è fermato il cuore. Minchia, gli è andata di culo. Okay. Gli è andata di culo che ci fosse l'acqua qua sotto. Mamma santa. Cavolo, c'eravamo quasi praticamente. Mo chissà che giro della Madonna dovremmo fare, regà. E adesso? Non lo so. Ah. Che vuoi dire? Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vengo qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. E te pareva. Ok, tutto chiaro.
Cerchiamo un modo per scendere. Che palle, ragazzi. Mo a fini che incontreremo infetti e tutto il resto, perché tanto sti palazzi ne sono pieni. Oh Gesù, ragazzi, oh Gesù. Veramente con l'ansia fino all'ultimo momento, eh. Ah, allora qua c'è qualcosa che sbrilluccica. Esplosivo. Qui ci sono straccetti, ma ho il medikit al massimo. Che altro posso usare per gli straccetti? Silenziatore. Va bene, dai. Intanto questo me lo piglio. Quindi un modo per scendere. Un modo per scendere. Adesso lo troviamo, eh. Ok, si può andare di qua. Però vorrei un attimo dare un'occhiatina. Non c'è assolutamente nulla. Quindi direi che possiamo andare di qua. Mi fischiano le orecchie. Se il peggio è passato, abbiamo avuto fortuna. Forse non è fortuna. O forse sì. Alcuni lupi credono in Dio. Li ho sentiti pregare. Ma... Beh, io no. Se devo morire, morirò per me. Allora che ci fai qui? Perché sei tornata a prenderci? Rimorso. Per cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. Eh sì, perché li ha pensati lì comunque da soli, indifesi. Una con un braccio spappolato, l'altro un ragazzino. Raga, penso che un po' chiunque forse sarebbe fatto venire un minimo di senso di colpa. Quindi allora, barretta medikis. Di qua non c'è nulla. Qua si può aprire? Sì, però fatemi vedere un attimo. Pure questa si può aprire? Sì, mi chiedo... suppongo che da qui proseguiremo. Per cui fatemi un attimo controllare sti bagni. Mamma mia, lei ha messo il turbo. Allora, più che bagno, pure spogliatoio. Allora, io sinceramente non è che mi fidi proprio al 100% di questo posto. Anche perché appunto non sappiamo niente. Questi sono aperti, quindi... straccetto, me lo prendo. E qua non c'è una mazza. Questo possiamo aprirlo. E c'è dell'alcol. Oddio, il mio riflesso. Mi ha preso un attimo a male. Vabbè, comunque di qua non c'è più nulla. Pure questa si può aprire. Che cavolo. Eh no. Mo mi dovete far capire dove devo andare prima. Perché pure dell'là mi sa che si può andare, eh. Che palle. Vediamo un attimino di qua. Qua c'è una cucina. Qualcosa di utile ci sarà. Sì, qua dentro proprio niente. Però qua dentro sì, dai. Foglietto che dice: allora, per favore, non lasciate oggetti di valore in giro quando siete di turno. Nel ripostiglio c'è una cassaforte apposta. La combinazione è uguale alla password del wifi. Ma qual è la password del wifi? Fino ad ora non l'abbiamo incontrata, ragazzi. Allora, forbicine. Scusa lei, beh, continua a sbatterti addosso, ma devo passare. Cioè, devo passare. Che diavolo. Allora, di qua c'è anche un'altra sala, ragazzi, anzi un altro corridoio. Ok, riesce direttamente da qui, sì, perché qua c'era la palestra. Ecco la password del wifi. 12 18 79. Bingo, chissà se me lo ricordo. 12 18 79. Dove sarà la cassaforte, tra l'altro? Esplosivo, straccetto, niente, raga, non lo posso prendere. 12 18 79. Anche qui c'è scritto. Ho capito, ma negli spogliatoi diceva. Nel ripostiglio, ok, se non sbaglio non abbiamo incontrato ripostigli fino ad ora. Quindi non dovrei essermela persa, perché veramente ho guardato dappertutto fino ad ora. Quindi vediamo un po'. Allora, qui in palestra non c'è nulla. Sarà questo il ripostiglio o sarà questo il ripostiglio? Vediamo, secondo me è questo. Sì, il mio sesto senso ha funzionato questa volta. Allora, 12, 18, 79. Vediamo un po' cosa c'è. Questi sono gli effetti personali. Un impasticcone, un alcolizzato, un piromane. E lo scotch, non lo so, vabbè, lo sfigato di turno che come al solito non può mai mancare. Comunque qua dentro non c'è più niente, ragazzi, quindi direi che possiamo andare. Tanto gli ascensori sono inaccessibili. È chiuso, te pareva? Da qui. L'ospedale è vicino, dobbiamo solo arrivare in strada. Lo so, il problema è arrivarci, perché sai, siamo al 21° piano. Oddio. È solo un cadavere. Uno dei tuoi? No, guarda i vestiti. Tieni. È buio qua giù. Oddio. Ecco come funziona.
Che cosa ha scritto sto poveraccio? Seb! Seb! Aveva l'ordine di ripulire l'edificio. Seb, Victor e Irina sono morti. Avery è mali dispersi. Ho ricevuto un bel morso. Il nido era più grande del previsto. Ma perché ho sempre ragione su queste cose orrende? Ho provato a farli saltare in aria, ma i dannati detonatori erano difettosi. Ci avrei scommesso che l'incompetenza della Fedra mi avrebbe ucciso. E i deficienti della Fedra l'hanno fatta grossa. Scendiamo sempre con l'ascensore, quindi non saprei. Ma secondo te, Abby, in un edificio che ormai è chiuso da secoli, secoli vabbè no, però per modo di dire, non ci dovrebbero essere infetti? Ma dai, comunque, pistola da caccia al massimo, e questo però indossa una maschera antispore, non vorrei che ci sia uno spore qua sotto. Questo poveraccio si è trascinato da sotto, madonna santa, terribile. Comunque non si scende più di così, perlomeno da qua, ragazzi, quindi dovremmo trovare una via d'uscita da dentro le altre stanze. Due colpi per fucile. Ok, io non ce l'ho. Non credete nelle maschere antigas? Stavamo scappando. E beh, il tizio di sopra ne ha una. Vediamo che cosa trovo. Stai qui. Ma il tizio di sopra ce l'aveva. Indietro. A meno che non è rotta. Del tutto. Se muori resterò bloccato qui. Tesoro mio. Allora prega per me. Che incubo, ragazzi, pure da soli. Ma quello al piano di sopra ce l'aveva. Okay. Maschera, maschera. Forse era rotta per questo, però... Oh, due colpi per fucile, che miracolo. Comunque, ragazzi, io non oso immaginare quello che ci aspetterà qua dentro. Perché? 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 Sempre un incubo, sempre. Allora, possibile... Che nessuno di questi maledetti... avesse una maschera. Che palle. Allora, due colpi per fucile. Allora, attualmente non c'è nessuno, però i rumori parlano da soli, ragazzi. Vabbè, suppongo che sarà tipo nel posto più inculato di questo palazzo, quindi poi bisognerà pure tornare indietro, tra l'altro. Che gioia immensa. Sempre una grandissima gioia, ragazzi. Allora, alcol. Prendi, prendi, Abby, forza, forza, che noi ci abbiamo tutto il giorno. Tra l'altro continuo a dire, quell'altra poveraccia c'ha le ore contate, regà, noi cioè, abbiamo incontrato Iene, siamo precipitati giù dal tetto di un edificio alto 20 piani. Detto niente, quindi stiamo qua che cincischiamo. Oddio. C'è nessuno là? Oh, ecco la maschera, non ci posso credere. L'ho trovata! Però posso aprire prima qua. Oh! 5 ingranaggetti, ma che bello, ma che bello. Le forbicine. Ecco la maschera. Grazie, zio, tanto a te non serve più. Puzzerà di morte, tipo, tantissimo. Però, meglio quella puzza che... Sembra a posto. Che morire malissimo. Bene, torniamo da Lev. Sì. Non so perché, ma ho l'impressione che non sarà così immediata e facile la cosa. La puta che te parlo. Perché ci devono mettere sempre quelli che più odio? Perché? Non ce la faccio con questi, li odio, ragazzi, li odio. Mannaggia la miseria, mannaggia veramente, che incubo. E c'ho solo un colpo per pistola, tra l'altro. Regà, niente, sono quelli silenziosi. E ti vedo. Ecco qua. Computa madre. Oddio. Oddio. Mannaggia santa. Oddio. Oddio, da parte, da parte. Sì, ok, tutto fantastico. Ho un regalino. Che culo che ce l'aveva uno, regà. Aspetta. Siamo troppo lenti. La fretta è pericolosa. E non possiamo aiutare tua sorella da morti.
A posto. Andrà bene. Benissimo, sapendo quello che ci aspetta di là. Che palle, ragazzi, che palle. Vedi un modo per scendere? No. Lo dovremo trovare un modo per scendere, vabbè. Abby, guarda lassù. Che c'è? Ok. Ok, cosa? Cioè, quello lassù, ok. E tiriamolo giù. Che ci facciamo? Ah, per scendere? Vabbè, vediamo un attimino che cosa hanno intenzione di farci. Oh, che ansia di vivere. Perfetto. Io non ho la minima intenzione di tornare di là, ragazzi. Scusate, ma suppongo che già anche di sotto ci aspetterà chissà che roba. Ok, io scendo. Sta attento. Andiamo. Puoi farcela. Va bene. Andiamo. Uii, che bello. Come si scivola. Ripeto, scusate se ho lasciato di continuare ad esplorare quelle altre camere, ragazzi, ma io non ce la posso fare, anche perché non oso immaginare appunto cosa ci sarà qua sotto, perché questo è proprio un vero nido e quindi cioè, potrebbe esserci tipo il mondo. Allora, qua dentro non c'è niente. E ora? E ora? Sì, sì, qualsiasi cosa tu stia dicendo. Quest'altro poveraccio che ha scritto Avery, il Black Ray, il Black Ray Hotel pullula di infetti, probabilmente quelli fuggiti dall'ospedale. Ah, pure! Due tuoi uomini dovete abbattere i supporti dall'interno. Usate gli esplosivi in dotazione e dei detonatori a distanza. Buona fortuna. Sì, quei detonatori che non hanno funzionato per un cavolo. Davvero molto bravi. Molto molto bravi, devo dire, eh. Va bene, intanto mi armo di questo perché veramente non oso immaginare. Oh 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 oh. Eccolo là, sono di nuovo quelli. Non ce la posso fare, ragazzi. Non ce la posso fare. Veramente questo non lo dovevano fare, raga. Quelli silenziosi che non si vedono. Non lo dovevano fare. È una cosa che proprio odio con tutta me stessa. Lo ripeterò fino alla fine della serie, ragazzi. Vabbè, tanto... La puttana madre che ti pario! Mannaggia santa! Mannaggia santa! E mori! Ma quasi ammazzato! Porca merda! Quel mostro stava crescendo nel muro. E poi si è staccato. E certo, ha visto me e ha pensato, oh, non dirlo a me. Un bello spuntino fresco fresco di giornata. Maledizione, maledizione. Ok, almeno mi ha rilasciato un colpo per fucile. Veramente molto molto utile. Continuiamo ad andare, ad avanzare. Quanto è tutto orribile, ragazzi. Continuano a darmi straccetti, che forse è l'unica cosa che va al massimo. Dio santissimo. Pronti? Dobbiamo scendere, suppongo. E vai. Figurati se non ce ne saranno altre ad aspettarci. Vado. Qualcuno si è accorto di noi? Spero che non ne sbuchino altri dal muro. Non lo so. È un palazzo enorme. Eravamo solo al 21° piano. Che vuoi che sia? La discesa sarà rapida e indolore, guarda. Maledizione, ragazzi, maledizione. Ovviamente non poteva essere una cosa un pochettino più mordi e fuggi. No! Il posto deve essere pieno di merde. Che? Arriva. Ah, ciao. Mannaggia a te, mannaggia, va. Va bene. Ma respiro. Tornata. Oh, cavolo. Lev, ottima idea prendere questa scorciatoia. Anche se siamo bloccati con questi denti. Ero ironica, Lev. Stavo per dire... Tutto a posto! Un bel respiro, tutto a posto!
Che cavolo. Tra l'altro non è che prendiamo, scendiamo. No, no, dobbiamo farci il giro di tutti i santi piani. Così, giusto per prosciugare un pochettino le mie scorte. Ovviamente. Questo sì che mi piace. Il lanciafiamme. No! Dovete smetterla di fare questo. Se continua così, ragazzi, non ce la posso fare. Mannaggia la pupazza, oh. Allora ragazzi, visto che ho 91 pillolette, io direi che possiamo comprare questo kit medico rapido, quindi più il 100% di velocità nell'utilizzo, che direi che è utile. Dopodiché per 40 velocità, movimento, modalità, ascolto più 50%, ragazzi. Ce ne rimane solo una, ma almeno le usiamo. Allora ragazzi, direi che per oggi abbiamo vissuto abbastanza emozioni e ho bisogno di riprendermi un attimo prima di continuare dentro questo maledetto palazzo. Immaginavo che arrivare all'ospedale non sarebbe stato facile. Quando si deve arrivare in un maledetto ospedale, ragazzi, non è mai facile. L'esperienza che parla. Però porca paletta, veramente regate, le fanno sudare le cose. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!